Ragazzi, la squadra Pro Club di FIFA 22 della Galactic Games SD sta cercando players. Avrete la possibilità di partecipare ai top tornei nazionali piattaforma PS4 ed essere trasmessi in live qui sul mio canale con il mio commento. Per più informazioni contatta il 351-620-0150. Che aspetti? Stiamo cercando proprio te. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono SimoPlay. Oggi siamo di nuovo insieme per parlare di eFootball. Argomento un po' particolare, magari qualcuno di voi sarà contrario. Io vi chiedo comunque di tenere la massima educazione nei commenti. Niente insulti, io sto dicendo semplicemente come la penso, analizzando i fatti e la realtà. Io sono una di quelle persone che non ha peli sulla lingua e se c'è da dire qualcosa lo dice senza paura di perdere iscritti o cose del genere, quindi ragazzi, se volete dire la vostra, ditela nei commenti, però pacatamente. Infatti, adesso parleremo della questione: è una demo o non è una demo? Perché molti hanno le idee davvero davvero confuse, credono che questo eFootball sia una demo. In realtà non è così, ragazzi, adesso ne parleremo insieme, quindi se vi interessa l'argomento guardate tutto il video. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Inoltre voglio ricordarvi che questo video è offerto dalla Galactic Games SD. Potete comprare tutto il nostro merchandising tramite il link che vi lascio in descrizione. È un ottimo modo per supportarci, quindi mi raccomando, se avete la possibilità, fatelo. Ragazzi miei, ma davvero credete che questa è una demo? Cioè, vedo gente così fanboy dentro, perché in PES, vi dico come la penso, ci sono i fanboy accaniti. Anche in FIFA ci sono, ma meno. In PES proprio ci sono fanboy super accaniti, forse perché sono un po' più grandi di età e giocano da 20 anni a PES, e quindi è come se fosse una moglie per loro e la difendono a prescindere. Qualunque cosa faccia. E adesso è venuta fuori la storia che eFootball è una demo e con l'aggiornamento di novembre, anzi l'aggiornamento probabilmente sarà anticipato ad ottobre per le tante lamentele, comunque con il prossimo aggiornamento, con quello gratuito, cambierà completamente il gioco, non sarà così, sarà un gioco completamente diverso, questa è solo una demo, non c'entra niente con il gioco finale, cavolate del genere. Ovviamente questa è fantasia pura, fantasia, proprio siamo in una favola della Disney se la pensate così. Voi davvero credete che con un aggiornamento cambieranno tutto? Butteranno tutto il lavoro che hanno fatto? Lavoro pessimo ovviamente, un pessimo lavoro, ma secondo voi davvero butteranno tutto questo per rifare il gioco da capo? Hanno già dichiarato che questo sarà il gioco completo. Questo sarà il gioco, ragazzi. Poi eFootball 2022 subirà degli aggiornamenti con delle piccole migliorie, con degli aggiustamenti e ovviamente con le nuove modalità. Ma se voi credete che il gioco cambierà completamente grazie a un aggiornamento che non sarà più la schifezza grafica che abbiamo adesso tra le mani, state davvero sbagliando. Vi ricordo che c'era gente, tantissima gente, quando io ho detto in un mio video che eFootball 2022 sarebbe stato la copia spudorata di New Football Game, ovvero del beta test server, la demo che poi non era una demo, insomma ci siamo capiti, molti sotto quel mio video hanno scritto: ma che stai dicendo? Che stai dicendo? Vedrai che sarà completamente diverso. E invece la stessa identica cosa, non cambia una virgola, raga. Non cambia niente da New Football Game, anzi è peggiorato, è sempre più lento, i passaggi sono ancora più lenti. Avete notato come i passaggi arrivano a uno all'ora? Cioè, se voi dite che il sistema di passaggi attuale, che va così piano il passaggio, è reale, non vedete le partite di calcio. Ma quando mai nelle partite di calcio reale i passaggi vanno così piano, ragazzi? Ma dove? Ma trovatemi una partita dove i passaggi vanno così piano. Cioè, ma non lo so, hai il piede montato al contrario per fare un passaggio così piano, non riesci ad imprimere forza, hai il tendine d'Achille reciso, una cosa del genere posso pensare. Cioè, io carico al massimo e comunque il passaggio mi va super piano. Comunque, al di là di questo, al di là dei tanti bug, al di là dei tanti errori, al di là della scontentezza generale, delle critiche che sono avvenute da parte della community, se pensate che questa è una demo, avete le idee davvero davvero confuse. Ovviamente c'è gente anche che dirà che è una demo,
come ho già detto, per difendere Konami, credendo che con il prossimo aggiornamento gratuito questo gioco cambierà completamente. La base è questa, ragazzi. Può cambiare qualcosa a livello grafico, può cambiare qualcosino, possono velocizzare un po' i passaggi, ma non credete che buttano il gioco e lo fanno da capo, regà. Non lo faranno mai, non lo buttano il gioco e lo rifanno da capo. Questo non succederà. Questa è la base di football. Mettetevelo in testa e non fatevelo più uscire. Perché il vostro Simo, la maggior parte delle volte, ricordatevi che ha ragione, la maggior parte delle volte, se dice una cosa, si avvicina alla realtà, soprattutto sui football. Quindi io vi dico, e ve lo ripeto, non abbiate troppe speranze, perché si riveleranno false speranze, in quanto vedrete che con il prossimo aggiornamento il gioco non cambierà. Ci saranno sicuramente delle migliorie, ma la base di football è questa. Non è una demo, è solo la versione iniziale, ma non è una demo, altrimenti avrebbero scritto a caratteri cubitali demo, perché scrivere demo nel titolo vuol dire azzittire le critiche, vuol dire, non dico azzittire, ma almeno alleviare le critiche. Quindi è tanta roba già scrivere demo nel titolo e poi vedere dimezzate appunto le critiche, perché la gente legge demo e già sa che è una demo. Quindi non rompe sul fatto che schifo, anche se comunque in generale nei giochi le demo di solito rispecchiano quello che è il prodotto finale. Come potete vedere in FIFA con la beta, alla fine il prodotto è stato quello, prodotto secondo me molto gradevole, ma non siamo qui per parlare di questo. Di conseguenza, ragazzi, come ho già detto, non fatevi troppe false speranze, vedrete che il vostro Sim avrà ragione, vedrete che con il prossimo aggiornamento cambierà qualcosa, ma il gioco non verrà stravolto, quindi non dite cose false, non date disinformazione dicendo che questa è una demo, perché non è una demo, è la base di un gioco free to play, per ora fatto davvero, davvero male. Mi piace solo a livello di comandi e un po' la giocabilità, che comunque va migliorata. Ma a livello di grafica è un gioco completamente per mobile. Chi dice il contrario, chi dice che questo gioco ha una bellissima grafica, probabilmente non ha mai giocato a un gioco next gen, probabilmente non sa che cos'è la grafica davvero di nuova generazione. Grafica che attualmente non ha nemmeno FIFA. FIFA è migliore di grafica, ma comunque sì, è next gen tra virgolette il gioco, ma la grafica non è come un gioco davvero next gen. Adesso non voglio nominare titoli perché non li porto su questo canale, però comunque sappiate che questi non sono assolutamente giochi di nuova generazione. FIFA è un po' meglio, ma eFootball è davvero disastroso. Io ovviamente sono il primo a sperare che migliori, ma ragazzi, come vi ho già detto, non c'è scritto demo da nessuna parte. Questa è la base del gioco e vi assicuro che cambierà davvero poco. Ovviamente è solo un mio pensiero, voi siete liberi di pensarla diversamente, siete liberi di credere che questa è una demo, di credere che questo non è il gioco che avremo durante l'anno, di credere agli elefanti che volano, di credere agli asini parlanti e tutto ciò che volete. Quindi ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto dal vostro Simo Play. Bella ragazzi! Words to my actions, magic in my life's everlasting.